Meteo ideale, paesaggi stupendi e primato di iscritti. La Green Fondo Paolo Bettini, la geotermia mirabilmente organizzata dal Velo Club Etruria, è stata un formidabile successo di pubblico e critica. Si parte il sabato con una divertente gincana che ha coinvolto un grande numero di bambini. Tutor di eccezione, la campionessa italiana di ciclismo su strada Silvia Parietti e il due volte campione del mondo e campione olimpico di specialità Paolo Bettini. La domenica è il momento della Green Fondo con 1300 concorrenti iscritti al via per una Pomarance gremita come non mai di ciclisti e appassionati delle due ruote. In griglia, accanto al grillo, tanti campioni di ieri e di oggi, come l'amico di tante avventure Luca Paolini, il professionista Matteo Pelucchi, compagno di squadra del campione del mondo Peter Sagan nel team Bora Hasgrom, appena tornato in Italia dalle strade del nord. Con loro tantissimi appassionati provenienti da tutta la Toscana, da molte regioni d'Italia e anche dall'estero, con atleti di Belgio, Russia, Lituania, Gran Bretagna, Svizzera, Canada per una Green Fondo sempre più internazionale. Che finale per quanto riguarda il medio nella Green Fondo Paolo Bettini, la geotermia. Allungare sulla rampa che porta a Pomarance Giacomo Sansoni dell'ASD Sansoni Team. Sansoni taglia al traguardo a braccia alzate in seconda posizione dopo 14 secondi, si piazza Stefano Nicoletti. Terzo, Carlo Muraro dello Stemax Team. Occorrerà aspettare oltre 3 minuti per Antonio Valletta, quarto classificato davanti a Giancarlo Bertellotti, Simone Geri, Rodolfo Liccioni, Cristian Ballestra. È Claudia Bertoncini, la dominatrice della Green Fondo Paolo Bettini la geotermia. La portacolori del Velo Club Maggi taglia il traguardo in 2 ore e 32 minuti davanti a Sara Gallanti e Irene Zirone. È una volata a due a decidere la 21esima edizione della Green Fondo Paolo Bettini la geotermia. A sprintare sul traguardo di Pomarance sono Diego Frignani dello Stemax Team e Giampaolo Busbani della Ciclico Par. Ed è proprio il portacolori dello Stemax Team a trionfare per una manciata di centimetri, secondo Giampaolo Busbani, terzo Federico Pozzetto. Quarta posizione per Vladimiro D'Ascenzo, quinto Federico Scotti, sesto Fabio Cini. È Simona Parente del team Isolmant a trionfare in maglia iridata alla Green Fondo Paolo Bettini la geotermia. La campionessa del mondo chiude la prova in 4 ore, 2 primi e 56 secondi, davanti a Cristina Coletti del team Horse Category e Sonia Passuti dello Stemax Team.